Mondiale Offshore a Porto Rotondo. Due protagonisti, Alberto Di Luca e Gigi Radice, fanno le carte per una corsa incertissima. Per domani la nostra tattica sarà sicuramente quella di fare un'altra gara d'attacco. Sento molto compromesse delle possibilità di vittoria finale, perché è l'unica cosa che potrei pensare che succeda un fatto abbastanza imprevedibile, tipo che sia Gioffredi che Radice si fermino. Domani, se la meccanica ci assiste, ci tiene il passo per tutta la gara, che è anche la più lunga, ce la facciamo. A Umberto Risetti invece il compito di illustrare gli appuntamenti futuri dell'offshore in Italia. Dopo Porto Rotondo, gli appuntamenti futuri dell'offshore in Italia sono due appuntamenti di grande prestigio, perché uno è il 20 di settembre Portofino e l'altro il 5 di ottobre Elba. A Portofino sarà disputata l'ultima prova di campionato italiano, riservato a tutte le classi 1, 2, 3 e prova di campionato continentale della classe 2. In Sardegna, nel mezzo di una coreografia strepitosa, erano in palio i titoli iridati per le due ripartizioni della classe 3, 6 litri e 2 litri. Corone prestigiosissime, da disputare attraverso tre prove di lunghezza variabile, 55 miglia per le prime due e ben 104 per la terza, conclusiva e decisiva. Grandi speranze per i concorrenti italiani e subito bagara ai vertici, sulle onde di Porto Rotondo, tra stupendi isolotti utilizzati come punti di riferimento e boe naturali dai piloti. La coppia napoletana Di Meglio Gioffredi ha vinto la prima prova nettamente, davanti a Radice e Zavanella e agli argentini Santelia Borda. Quarto posto per l'Anabella di Ravizza Vanoli Ravizza. Fuori gara Di Luca e Zocchi, per un guasto, mentre nella classe 2 litri, vittoria a sorpresa per la famiglia Pallucca, padre e figlio, con la passione per le manopole dell'offshore. Per la seconda prova il mare si è mosso un pochino, con conseguente riduzione del percorso a 41 miglia. Immediata rivincita per Di Luca e Zocchi, primi sul traguardo davanti alla famosa piazzetta, con Di Meglio Gioffredi in scia e Radice Zavanella in terza posizione, davanti a San Germani Ballarin. Vittoria per Bonvicini nella classe 2, con gli inglesi Peck e i Pallucca alle spalle.